Ciao a tutti, eccomi qui con una nuova video ricetta parlata dove mi vedete perfetto. Che cosa andiamo a preparare? Andiamo a preparare i biscotti di Squid Game. Avete visto Squid Game? Vi è piaciuta? Non vi è piaciuta? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Andiamo a fare questi biscotti facilissimi, velocissimi. Vi servirà soltanto dello zucchero e del bicarbonato. Andiamo a prepararli. In una padella antiaderente andiamo ad aggiungere dello zucchero, dai 3 ai 5 cucchiai, anche a seconda della grandezza della padella. Addirittura io ho messo 6 cucchiai. Portiamo sul fuoco. Ci vuole un pochino, quindi abbiate un pochino di pazienza. Intanto vi dico che questi, beh, biscotti, tra virgolette, sono essenzialmente delle grosse caramelle, chiamate dalgona. Appunto, sono biscotti coreani con queste formine al centro che i bambini si divertono a cercare di estrarre senza rompere il biscotto, e se non sbaglio tipo vincono un altro biscotto se riescono a non rompere. Insomma, viene da un gioco della cultura coreana, ecco, che in Squid Game ha assunto sfumature abbastanza malate. E poi all'inizio ho detto facile e veloce. Veloce non tanto, perché comunque ci vuole del tempo prima che si sciolga tutto. Cioè, sicuramente è più veloce di altri dolci. Però, come vedete, il tutto si è sciolto ben bene. E adesso andiamo ad aggiungerci il bicarbonato, una bella punta abbondante di cucchiaino. E mescoliamo, e adesso c'è tipo la magia perché diventa chiaro. E ovviamente andiamo a spegnere il fuoco, ovviamente il fuoco è sempre tenuto più basso, e adesso andiamo a fare i biscotti. Andiamo a formare più o meno i biscotti, cerco di farli adesso rotondi. Ora andiamo a mettere la carta da forno. E andiamo a schiacciare. Devono venire proprio più sottili possibili. E ci andiamo a fare le formine. Purtroppo la forma è quella che è, non è proprio tondissima, però l'importante è che vengano sottili. Quando si raffreddano, Ok, andrò a provare con la stellina. Ovviamente la più difficile mi sono presa. Mi sono presa la più difficile. Quanto tempo c'era? Quanto tempo ci avevano loro? Se con il peso della propria vita sulle spalle. No, non si può fare, non si può fare. Oh! Poco, però sì, si è rotta la puntina della stella. Cioè, possiamo far finta anche di no, perché ancora è bella, però... Cioè, non credo che quelli lì di Squid Game me la facevano passare liscia. Oddio! Oddio! Vabbè, io ho fatto la più difficile. No! Morta. C'ero quasi. Però, vabbè, già prima avevo rotto un po' la puntina, poi ho rotto anche l'altra puntina. E va bene. Se io muoio, voglio vedere se marito sopravvive. Sì, però comunque era molto più difficile la stella. E
prima si era rotta la puntina, ma non vedo dove, però alla fine è andata. Il volto di un uomo che gioca per la propria vita. Sì, però, cioè, capite bene che la mia difficoltà era leggermente più elevata, scusate, eh. Io non oso immaginare la formina ombrello, cioè la formina ombrello. Perché c'è... Porto, 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 ma perché c'era questo sotto? Che gli ha fatto morto, leva. Morto, morto. Sono molto carini, buoni, divertenti. Se vi è piaciuto Squid Game, perché non provarli? E vi saluto e vi rimando alla prossima video ricetta.